Ben ritrovati, come di consueto siamo nella libreria Iram di Rende per l'appuntamento con Segnalibro insieme a Luca Chito e Valentina Mari, una puntata impegnativa, ci occuperemo di un libro che fa molto riflettere, Toghe Rosse di Paride Leporace, ci aiuterà in questo viaggio alla scoperta dei giudici che hanno perso la vita per difendere la giustizia. Insomma, un valore importante, capiremo meglio le dinamiche che si sono susseguite in anni importanti e forse trascurati della storia italiana. Ma cominciamo come al solito con un momento diverso, quello dedicato ai bambini, con la messa in scena della Fiaba a cura dell'associazione Ci Siamo. C'erano una volta un lupo e una volpe che tra di loro si chiamavano compare e comare. Si dicevano amici per il pelo. Infatti strinsero il patto di dividersi tutto quello che avrebbero trovato da mangiare. Un giorno il lupo, che quando era affamato aveva un ottimo fiuto, sentì un delizioso odore di pecora e disse alla volpe: comare, sento odore di gregge. Andrò a vedere a valle per vedere se possiamo mettere i denti su qualche tenero agnellino. E così andò e piombò veloce come il fulmine in mezzo a un gregge e azzannò un giovane agnello. Ma nel portarselo via fu avvistato dai pastori che lo menarono di santa ragione. Per curarsi le ferite e le costole ammaccate dovette starsene a letto una settimana. Visto che questa carne mi è costata un sacco, la terrò tutta per me. Non gliela farò nemmeno vedere alla volpe. E infatti non disse nulla alla volpe, ma la comare ogni giorno chiedeva: allora, compare lupo, non mi dici niente di questo gregge? Possibile che non hai ancora catturato nulla? Comare, che cosa vuoi? I contadini sono armati fino ai denti, non possiamo nemmeno avvicinarci. Ma la volpe, che era furba, non gli credeva e fra sé e sé meditò una vendetta. Aveva da poco scoperto un nascondiglio nel tronco cavo di una quercia di delizioso miele messo lì dai contrabbandieri. Raccontò tutto al lupo. Il lupo insisteva per andare a mangiare il miele. La furbacchione rispose: compare lupo, oggi non è proprio possibile, non mi sento proprio, sono così stanca. Perché? Che cosa hai fatto? Sono andati in un paese chiamato Assaggiatolo. Il giorno dopo, il lupo, che aveva spolpato anche l'ultima costina di agnello, tornò a casa della volpe e insistette nuovamente. Che dici? Andiamo oggi, andiamo a fare una camminata in quel posto che dici tu, andiamo! Compare lupo, non mi reggo proprio sulle zampe, ho camminato tanto oggi. Ma perché? Che cosa hai fatto? Sono andata in un paese chiamato Sbafatolo. Ma il terzo giorno la volpe si disse disposta ad andare, ma arrivata in cima a una collina annunciò: compare lupo, lì è finitolo. Vai avanti tu, io faccio da palo, perché se vengono i contrabbandieri ci riempiono di botte. Vado io. Vai, vai. E così il lupo, che non ci vedeva più dalla fame, andò, ma dopo la prima leccatina si trovò i contrabbandieri dietro il tronco di quercia che stavano facendo la posta e lo riempirono di legnate. Gliene diedero così tante che quasi lo scorticavano vivo. La volpe da lontano guardava la scena e sentiva gli ululati straziati del compare, ma non si mosse certo per aiutarlo. Quando il lupo, tutto sanguinante, con la lingua di fuori le passò accanto, comare volpe, con aria ingenua, chiese: compare lupo, che ti è successo? Che ti hanno fatto? Oh, comare, non ci crederesti mai, scappiamo, ci sono i contrabbandieri, ci riempirebbero di botte. Correre? Ho una caviglia, mi sono fatta male. No, portami tu. Va bene, andiamo. E così il lupo, malconcio com'era, dovette portarsi in groppa la volpe, che fingeva di non essere in grado di muovere nemmeno una zampa. La gente che li vedeva diceva: guardate il caso strano, il morto porta il sano. Ma dopo tanto camminare arrivarono a casa e il povero lupo cadde stecchito morto e morto rimase.
E la volpe si sentì finalmente contenta e, vendicata di quell'agnello che il lupo s'era mangiato da solo, si mise a cantare. Cucurù cucù, e il lupo non c'è più. I diversi linguaggi dell'arte, le immagini, la scultura, il viaggio che arricchiscono il testo narrativo e la scrittura, come ci insegna, ci rivela, come ci aiuta a capire Paola Perrelli con la sua lezione di scrittura creativa. Buonasera, benvenuti al nostro appuntamento con la scrittura creativa. Scrivere significa comunicare. Comunicare è un'esperienza affascinante, non facile, ma si può acquisire, si può imparare. È bene avere un'idea, rappresenta un ottimo punto di partenza, ma poi è necessaria la padronanza della tecnica. E la tecnica è un'abilità che appunto si consolida con l'esercizio, solo attraverso la sperimentazione. E si comincia a scrivere a scuola col famoso quando ci viene proposto il tema d'italiano, molto spesso non ci viene spiegato. E non solo, qui inizia il famoso terrore semantico di Calvino, in cui parlare una cosa, scrivere è un'altra. E ci viene presentata la lingua italiana come appunto la lingua bellissima, la lingua dei poeti, però ci viene richiesto di esprimerci nelle produzioni scritte in forma più aulica, abbandonando quelle parole più semplici che sono di uso quotidiano. E questo ci allontana, allontana gli alunni molto spesso proprio dalla possibilità di acquisire dimestichezza con la parola scritta, relegandola ad un universo di pochi eletti. E la scrittura creativa può in qualche modo aiutare a superare questo terrore semantico, che proprio perché non nasce dal bisogno di comunicare un'informazione, ma dal bisogno di creare un'informazione da comunicare, da raccontare, e il motore di questo racconto è rappresentato appunto dall'immaginazione. Raccontare, tra l'altro, è un'attività in cui ci coinvolgiamo quotidianamente nel proprio ambiente di lavoro, nella famiglia, per descrivere le nostre ultime vacanze, e lo facciamo appunto cercando di essere minuziosi nelle descrizioni, fantasiosi quando vogliamo comunicare emozioni che particolarmente ci hanno coinvolto. E soprattutto questa possibilità di esprimere emozioni attraverso l'utilizzo della creatività diventa anche più complesso nella produzione scritta. E per prima cosa è importante provare a raccogliere le nostre idee e a prendere nota delle nostre idee, senza avere paura di quel foglio bianco, perché non è da lì che deve venire fuori il nostro racconto, oppure l'inizio di un romanzo, nel senso che possiamo utilizzare fogli da riciclo, quelli che non servono, quelli che vengono fuori dalla stampante e non possono essere riutilizzati, e dove possiamo esprimere le idee che ci vengono in mente. Tra l'altro, noi sappiamo che l'idea buona può nascere da qualsiasi cosa e in qualsiasi momento, quindi può ritornarci utile, oppure essere solo un elemento inutile e quindi andare a finire nel cestino laddove comunque sarebbe finito. E una volta catturata l'idea si passa alla fase dello sviluppo, e non bisogna avere fretta, perché un buon testo scritto è un testo che
deve suscitare emozioni, deve sollevare sorrisi, deve sollecitare curiosità ma anche energia. E l'idea sarebbe proprio che ogni parola che esce dalla nostra penna andrebbe profondamente giustificata e non utilizzata come riempitivo. E per questo, terminata la fase dello sviluppo, bisogna esercitare quella di controllo, e qui è necessario distacco e serenità. Una volta che la fase di controllo risulta superata a pieni voti, è bene coinvolgere gli altri nel nostro gioco per valutare se la nostra creatura ha punti di forza o di debolezza. E proprio invitandovi a utilizzare fogli da riciclo per annotare quotidianamente le vostre idee in qualsiasi momento, voglio sollecitarvi a pensare alla vostra città e a scrivere 10 punti descrittivi e immaginari, cioè 10 complessivi, provando però proprio a raccogliere, ad unire tra di loro sul famoso foglio bianco quelle idee, quelle piccole idee o quelle informazioni durante l'arco di una giornata. Buon lavoro! Il consiglio di lettura per i più piccoli è tratto da una delle fiabe più famose dei fratelli Grimm, la luna che Italo Calvino ha definito la storia più bella, la più completa di tutti, diremmo proprio che è la luna, così il commento di uno dei narratori più importanti della letteratura italiana. Però il libro è dedicato, lo dicevamo, ai bambini e dunque è scritto in modo semplice, una fiaba accompagnata da pagine alcune nere, alcune colorate, e si spiega perché. C'era una volta un paese al buio, la notte scendeva fitta ad avvolgere le strade, le case, le finestre, i campi, il cielo si faceva d'inchiostro e un drappo di velluto nero si stendeva su tutte le cose. Nessuno in quel paese usciva di casa dopo il tramonto, e se proprio non ne poteva fare a meno, era sempre necessario portarsi dietro una candela, una lampada, un forcherello qualsiasi per trovare la strada in mezzo alle tenebre. Un giorno quattro amici presero una lanterna, lasciarono il paese e si misero a girare il mondo. Comincia così la scoperta della luna e delle fasi lunari, che è bello apprendere insieme ai nostri figli. Valentina Mari, cominciamo come spesso facciamo, curiosando nel tuo lavoro. Quanto conta un nome importante e famoso nel vendere un libro? Conta molto, soprattutto perché sul nome molto spesso viene creata tutta la macchina di distribuzione del libro, e in più è più facile magari averlo ospite nelle trasmissioni televisive più importanti, ha un richiamo effettivamente più forte. C'è anche una sorta, come dire, di diffidenza, ad esempio in tanti, negli ultimi tempi, tanti volti noti nel piccolo schermo si sono cimentati nella scrittura. Allora, il lettore è più curioso o invece è più restio rispetto alle penne che conosce già, quindi della tradizionale verve letteraria? Io mi sono accorta di una cosa: dipende da più punti di vista, nel senso che ci sono dei nomi che comunque al pubblico sono già più, i personaggi sono già più simpatici, quindi sono più propensi da questo punto di vista a vedere cosa hanno scritto. Però dipende anche dal contenuto del libro, non tanto come scritto, soprattutto all'inizio, però di quello che tratta, perché ovviamente se è un libro che ha degli argomenti che non interessano o che esce troppo al di fuori anche del personaggio, non viene preso molto in considerazione. Abbiamo diversi esempi, perché come dicevi
ne sono usciti un'infinità di nuovi scrittori che vengono dal piccolo schermo, però solo pochi riescono ad avere veramente un successo molto ampio. E anche le case editrici, dobbiamo dire, guardano con sospetto a chi si cimenta per la prima volta nella scrittura, anche se ha un nome importante ed è famoso nel mondo dello spettacolo. Dipende. Almeno per Carlo Verdone pare sia successo questo. Sì, però dipende, perché come dicevamo prima, col fatto che ci sono tutti questi nomi, a volte, ma alcune case editrici invece puntano molto sul nome, ma solo su quello, non tanto sul contenuto, perché c'è da dirlo, visto che insomma oramai scrivono tutti, quindi bisogna dire anche questo. Certo, la storia di Carlo Verdone però è un po' controcorrente, sì. Perché almeno secondo quanto rivela un sito che è sempre notizie un po' fuori dal comune, d'Aragospia, ci racconta che il libro di Carlo Verdone è stato rifiutato da case editrici importanti quali Fandango, Mondadori, insomma, poi alla fine Bompiani ha deciso di pubblicarlo, ma con una tiratura ridotta. Uscito il libro in poche settimane, dalle 35.000 copie previste, il libro ha avuto una richiesta di 100.000 copie, sì. Quindi un successo inatteso. Sì, è tuttora in ristampa, è uno dei libri più venduti ultimamente nelle librerie ed è un successo inatteso per la casa editrice. Leggendo il libro effettivamente si scopre perché alla fine ha avuto questo successo, perché sì, Carlo Verdone è una figura che piace al pubblico e piace ai grandi, ai piccoli, ai giovani, non più giovani, insomma, quindi attira molto il lettore. Poi ha sia l'argomento che il tipo di scrittura effettivamente sono belli, sono piacevoli. La casa sopra i portici è il titolo ed è il racconto autobiografico di ciò che è accaduto in questa casa che non è più, non appartiene più alla famiglia Verdone. Infatti il racconto parte proprio dal fatto che ha dovuto abbandonare la casa di famiglia dove lui è cresciuto, dove ha incontrato, ha vissuto e si è formato. Dovendola abbandonare, entra in questa casa vuota e gli viene la malinconia, la tristezza e la voglia di ricordare quello che è accaduto in questa casa, e quindi comincia a fotografare la casa oramai vuota, dove non c'è più niente, quindi riesce a fare un prima e un dopo e a vedere questa casa senza più suoni. E dico così perché il suono è quello che ricorda di più Verdone, quello che gli fa per primo fa partire i suoi ricordi di quella casa. Dobbiamo ricordare che Carlo Verdone è figlio di un critico cinematografico, cioè significa che in casa Verdone c'erano delle frequentazioni importanti di registi dal nome che è, insomma, di spessore, come Zeffirelli e non solo, no? Sì, c'è Zeffirelli, De Sica, poi il campanello, lui ricorda che il campanello poteva suonare e trovarsi alla porta Pasolini o quanti altri, pure perché il padre, oltre a fare questo lavoro, era un uomo che è proprio di cultura e di arte viveva e di conseguenza era sempre alla ricerca anche di nuove proposte anche dal punto di vista dell'arte. Quindi lui è cresciuto in questa casa dove c'erano quadri di soprattutto di futuristi e non solo, quindi nomi famosi anche sui quadri, ed è sempre stato appunto circondato da persone di un certo spessore. Poi lui fa un ricordo ad esempio su Alberto Sordi, con cui poi ha fatto il film, ma questo ricordo è bello perché abitava di fronte all'inizio Alberto Sordi e lui per vederlo si doveva affacciare da una finestra e lanciava per attirare l'attenzione delle pietrine alla finestra, finché un giorno non si è affacciato non lui ma la sorella. E però ci è rimasto un po' male perché questa sorella alla fine era identica a Sordi, quindi si è anche posto il problema se non fosse realmente Sordi ad essersi affacciato con le sembianze della sorella. E in più l'incontro con Sordi prosegue fino al film, anche nel libro, perché ci sono stati poi più incontri per il fatto del lavoro del padre, quindi si sono incontrati a delle altre mostre del cinema e lui a un certo punto aveva cominciato ad odiarlo perché aveva un modi un po' bruschi, lo prendeva in giro, gli tirava scappellotti, quindi non diciamo che non ha avuto un rapporto semplice all'inizio. Poi quando si sono conosciuti ovviamente tutto è cambiato, quindi fa pure il racconto di questo film e di questo incontro che comunque in parte gli ha anche cambiato la vita.
Questa è la parte pubblica, però chiaramente c'è una parte molto privata e scopriamo, che lo scopriamo anche attraverso le foto, che ci danno l'idea di come le epoche, no? I tempi sono mutati dal bianco e nero al colore e i tratti del volto che si arricchiscono anche di rughe e dicevamo parte pubblica però parte molto privata, il rapporto con Christian De Sica che è cognato di Carlo Verdone perché ha sposato sua sorella Silvia. Diventa anche qua pubblico perché sono sempre dei personaggi noti e del grande schermo. Sì, anche qua abbiamo il racconto di Christian De Sica che corteggiava questa sorella molto molto bella e che all'inizio non veniva visto di buon occhio in casa perché Christian De Sica era più grande, l'andava a prendere con dei macchinoni e siccome Verdone è sempre stato molto geloso soprattutto della mamma ma anche della sorella, di tutta la sua famiglia, l'ha andata e l'ha affrontato, quindi c'è anche una sorta di rissa raccontata. In più tu dicevi le fotografie accompagnano tutto il libro, non solo di volti e di persone ma soprattutto delle stanze, perché il libro è strutturato proprio tramite le stanze, ogni stanza ha un suo ricordo, quindi c'è lo studio del padre che rievoca questa figura di Papa Mario molto forte, lui è molto legato sia al padre che alla madre e ogni stanza rievoca quindi questi ricordi, la stanza del padre, la sala da pranzo è quella che più di tutti ci dà visione di questi personaggi pubblici perché venivano accolti in questa stanza e in più ci sono i racconti delle feste che venivano fatti con personaggi più o meno noti ed è tutto il libro si svolge appunto da stanza in stanza. E poi ci sono anche le lettere scritte a mano. Sì, perché a un certo punto, a parte che ritrova in qualche cassetto qualche altra lettera, ma ci sono delle lettere molto importanti che gli vengono recapitate in seguito nel suo ufficio perché non mi ricordo adesso quale agenzia l'aveva trovata, insomma era un'agenzia che prendeva la carta usata e si era trovata a Trastevere praticamente di comprare un plico di carta usata dove c'erano le lettere della madre. Da queste lettere della madre lui le ha avute, le ha lette ed anche da qua parte un altro ricordo, un ricordo di una mamma che lui da quel punto di vista non conosceva e quindi anche le lettere sono un filone fondamentale. C'è malinconia ma anche molta ironia, lo stile di Verdone. Sì, lo stile di Verdone, proprio in pieno, perché è molto ironico, divertente, ci sono alcuni aneddoti che a forza ci può far sorridere, pure perché rivediamo un poco la faccia di Verdone che conosciamo, fare determinate cose, però il filo conduttore è veramente la malinconia, forse la malinconia appunto di abbandonare i luoghi che ti hanno cresciuto, rinunciare quindi definitivamente a una parte di vita. Tra l'altro Verdone dice questo libro è il mio film più importante, l'ultima domanda che voglio farti è questa, pare che sia un libro aperto perché non finisce qui ma ci sarà un sequel. Non lo so, dipende forse dalla casa che ha trovato, sinceramente non lo so, a proposito della casa che ha trovato c'è l'ultima immagine che è molto bella perché se all'inizio il libro parte con l'immagine di casa sua, di questi portici con la casa sopra dove lui, un posto importante che non ho detto prima, dove lui è cresciuto ed è molto legato a quella casa è il terrazzino che dà sul Gianicolo. Invece adesso nella casa in cui si trova adesso, che è l'ultima immagine, dal terrazzino si può vedere la casa sopra i portici, quindi forse è per questo anche un libro aperto che fa vedere che forse sì, una parte di vita è chiusa ma ne comincia un'altra. Cioè, e chiudiamo con questo retroscena, pare che il manoscritto di Verdone contasse più di 600 pagine, era improponibile, quindi è stata pubblicata la prima parte, il seguito è stato annunciato per Natale. Vedremo se così sarà, ve ne riparleremo. Certo. Allora, La casa sopra i portici, Carlo Verdone. Prima di fare il definitivo trasloco, dopo la scomparsa di papà, c'era una cosa che amavo fare spesso, visitare da solo la casa sopra i portici. Mi piaceva aprire le porte delle stanze, ricordare com'erano quando noi fratelli abitavamo là. Percorrere lentamente il lungo corridoio dove la solita mattonella, poco aderente da più di 50 anni, fa un leggero rumore di assestamento mentre ci cammini sopra. Aprire i cassetti e ritrovare la penna del liceo, una lettera di raccomandazioni di mia madre, la foto in bianco e nero della prima fidanzata o di noi fratelli in posa sotto l'albero di Natale.
una medicina scaduta, la chiave del mio primo motorino. Era la casa dei rumori e degli odori. Ogni ambiente aveva un suono che la caratterizzava. Dallo studio di mio padre proveniva il tic 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 tac lac della sua Olivetti 22. Dalla camera di mia madre l'inconfondibile suono del telefono a disco. Mamma aveva 5 amiche del cuore che doveva chiamare, per cui la linea era sempre occupata. Le conversazioni vertevano spesso su amici e amiche operate. Glicemia, azotemia, depressione e ricovero erano le parole più usate in quelle telefonate interminabili. Dalla mia stanza fuoriusciva perennemente musica rock ad alto volume, mentre in quella di Luca echeggiava, con un volume più discreto, la musica lirica. Da Silvia invece si distingueva il cicaleccio di lei che spettegolava con la sua amica di turno. C'erano gli odori tipici di una casa vera, quello di tappeti dell'Ottocento, di libri antichi, di cera, di poltrone, di lucidante per pianoforte. Odori nobili e di altri tempi, ma anche di tanta vita vissuta. Quando ero ragazzino mi piaceva molto andare nel bagno della cameriera, perché da quel punto potevo vedere il grande cortile del Civico 10, adiacente al mio. Osservavo la sera la vita delle famiglie che si svolgeva nel suo interno. C'era una signora distinta, di una certa età, che passava ore a truccarsi. Una madre sfiancata che faceva studiare i figli in una stanza illuminata da una luce fioca. Un sarto che passava tutta la giornata a cucire vestiti. Un vecchio signore gay che si sedeva ad accarezzare il suo gatto e ogni tanto alzava gli occhi al cielo. Infine una bella ragazza dai capelli castani lunghi che studiava e prendeva appunti sul tavolo. Mi ero innamorato di lei e mi ripromisi che la mia prima fidanzata doveva avere gli stessi tratti e i lunghi capelli castani di Francesca. Così si chiamava la mia prima fidanzata virtuale. Era emozionante guardare il circondario di notte, scrutare cosa succedeva dentro quei rettangolini luminosi. Mi piaceva il silenzio di quel cortile, in cui l'unico rumore era l'acqua che sgorgava in una vasca piena di pesci rossi. Mi incantava guardare i colori del tramonto da quella finestra, così distante e appartata dal resto della casa. I terrazzi condominiali erano lunghi e immensi, disposti in modo da consentirmi di scavalcarli fino ad arrivare al lato opposto dell'edificio. Avevo trovato una vecchia chiave in grado di farmi avere il loro accesso proibito. C'era un percorso che passava dall'adiacente ospizio dei 100 preti fino al convento delle cosiddette suore cappellone, le quali allevavano galline e mantenevano non so quanti gatti. Dai camini di quelle ali di edificio si levavano profumi di dolci, di farine, di pietanze ben preparate. Le grandi emozioni di tutta la mia vita da ragazzo le ho provate spesso stando da solo. Non mi annoiavo mai e non avevo paura di nulla. Per molto tempo la solitudine è stata per me una piccola droga che accompagnava ogni mio stupore quando osservavo scorci e dettagli della mia città da quel punto privilegiato che era il mio palazzo, dove i rumori erano vattati e lontani. Ben presto contagiai con quelle emozioni interiori il mio amico del cuore, Giovanni Baldi. Abitava all'interno 9, mezza scala sopra la mia. Lui portava le sigarette senza filtro che costavano poco, le Alfa, e, appoggiate al parapetto, senza dirci una parola, guardavamo il crepuscolo spegnersi verso il Gianicolo e le prime luci della nostra amata Roma accendersi l'una dopo l'altra. La solitudine contemplativa sui terrazzi condominiali resta, ancora oggi, il ricordo più toccante dei miei 20 anni. Quando mi bastava poco per essere sereno, ipnotizzato solo dal silenzio e dalla luce che moriva lentamente. Si chiama Toghe Rosso Sangue e racconta le storie dei magistrati assassinati in Italia. Tra l'altro le foto e i nomi li troverete tutti in copertina. E con noi Paride Le Porace, grazie, salve, grazie per aver accettato il nostro invito. Lui è direttore del quotidiano della Basilicata e ha avuto il merito di togliere queste storie dall'oblio e restituire verità, se non giustizia, a persone che sono morte nello svolgimento del loro dovere.
Ogni momento della vita pubblica esige rigore e correttezza, parte da questo assunto e dal principio che contro malaffare e illegalità servono regole severe e istituzioni pronte ad applicarle. Il nuovo libro di Stefano Rodotà dal titolo Elogio del moralismo. Stefano Rodotà è professore emerito della Sapienza di Roma, è stato anche uno dei redattori della Carta per i Principi Fondamentali dell'Unione Europea. In questo libro si ragiona sulla virtù, che così la considera, del moralismo, e l'inizio, proprio il prologo del libro, spiega il ragionamento che andrà poi ad esplicitare nel corso delle pagine. Sono un vecchio incallito, mai pentito moralista. La parola mi piace perché richiama non una moralità passiva, compiaciuta, contemplativa e consolatoria, ma una attitudine critica da non abbandonare, una tensione continua verso la realtà, il rifiuto di uno storicismo da quattro soldi che, riducendo a formula abusiva l'hegeliano tutto ciò che è reale e razionale, spalma di acquiescenza qualsiasi comportamento pubblico e privato. Il moralista non mugugna, non si appaga del racconto delle barzellette antiregime, esce allo scoperto e non è frenato dal timore d'essere sgradito o sgradevole. Non si fa incantare dal realismo di chi invoca la natura ferrigna della politica come un salvacondotto che legittima qualsiasi azione, anche quando il tornaconto personale è l'unica molla, e quindi diffida di Machiavelli quando Il Principe viene pubblicato con prefazioni di Benito Mussolini o di Bettino Craxi o di Silvio Berlusconi. Di che cosa sia il moralismo si può certo discutere, ma la critica non può trasformarsi in pretesto per espellere dal discorso pubblico ogni barlume di etica civile. L'elogio del moralismo, c'è bisogno di riscoprirlo in una realtà e in una cronaca quale quella di oggi, molto confusa. È stata una settimana in cui non è cambiato moltissimo tra i libri più venduti, come vi spiegheremo tra brevissimo, e la nostra classifica. Intanto vi ricordo la nostra pagina Facebook, continuate a seguirci. Al decimo posto, neanche con un morso all'orecchio, il libro di uno dei volti noti del piccolo schermo, Flavio Insinna, che racconta un dolore privato, la morte del padre, che costringe l'autore a diventare d'un tratto responsabile, diario di pensieri e di vita, pagine in cui si riflettono i dubbi sulle scelte fatte e quelle da fare, attore che non rinuncia alla sua vis comica. Al nono posto, in discesa, La voce invisibile del vento di Clara Sanchez, mantiene l'ottava posizione La dieta Dukan di Pierre Dukan, stabile al settimo posto la versione illustrata della dieta firmata dal celebre medico che aggiunge per la ristampa 60 nuove ricette. Sesto posto per Il prigioniero del cielo di Ruiz Zafón e la sua Barcellona avvolta nel dicembre del mistero, datato 1957. Quinto posto per I ricordi familiari di Carlo Verdone, Nella casa sopra i portici. In salita Alessandro Baricco con Tre volte all'alba, un incontro sul fare del giorno e una storia aperta nello stile dello scrittore torinese. Al terzo posto Andrea Camilleri, che torna a pubblicare Per Sellerio, i suoi racconti colorati dal dialetto, La regina di Pomerania e le altre storie di Bigata, racconti che hanno il ritmo preciso di un orologiaio dell'immaginazione, quale sa essere lo scrittore siciliano. Al secondo posto Il dizionario delle cose perdute di Francesco Guccini, Saldo in testa fa i bei sogni di Massimo Gramellini, edito da Longanesi, la storia di un segreto celato in una busta per 40 anni, la storia di un bambino e poi di un adulto che imparerà ad affrontare la paura di vivere. Fa i bei sogni, dice l'autore, è dedicato a quelli che nella vita hanno perso qualcosa.
Pari delle foracce, Toghe Rosso Sangue esce nel 2009, nel 2012 una ristampa perché c'è stato bisogno di un aggiornamento rispetto ad un tema, quello dei misteri che attraversano l'Italia, che è, come dire, da sempre spunto, da sempre materiale, no? Per indagare, per capire e soprattutto da materia a chi scrive, a chi indaga la realtà come fa lei, per capire meglio non solo il passato ma anche il presente e il futuro dell'Italia. Soffermiamoci sul caso Borsellino, quali sono le novità salienti che riporta Toghe Rosso Sangue? Sì, grazie. Borsellino è un caso enorme. Nelle prime edizioni del libro, quelle che erano delle intuizioni, perché all'epoca non avevamo molte verità, addirittura su chi aveva premuto il bottone dell'autobomba, dove era piazzato, verità contraddittorie giudiziarie, quindi si intuiva che i misteri erano molti, che Borsellino era un cadavere vivente che lottava contro il tempo, questo anche era abbastanza evidente, per trovare i macellai di Capaci e fermare altre stragi e altri compromessi. Ebbene, quelle che erano delle intuizioni oggi sono, non dico verità giudiziarie, ma quantomeno carte processuali. Innanzitutto degli innocenti hanno trascorso degli anni in carcere, carcere duro, questo è stato riconosciuto da un tribunale della Repubblica, sono stati liberati perché all'epoca dei falsi pentiti e collaboratori hanno inquinato tutta la verità. Quindi già questo è un elemento enormemente rilevante. Abbiamo un nuovo collaboratore di giustizia che si chiama Spatuzza, molto noto più per le vicende di altro tipo, che è un esecutore materiale, che quindi ha permesso di ricostruire con precisa esattezza l'ala militare e di dare delle notizie di reato sui contesti molto particolari. Due nuovi boss sono stati arrestati, ma soprattutto emerge con forza la pista sul movente. È presa in seria considerazione il fatto che Borsellino è stato ucciso perché si opponeva alla trattativa tra Stato e mafia, che c'è stata, è passata attraverso i carabinieri. Oggi sappiamo che Borsellino ha detto alla moglie, con grande apprensione, dopo un pranzo che si svolge a Salerno: il colonnello Subranni è un punciuto, cioè a dire punciuto vuol dire che è organico all'organizzazione mafiosa, e c'è anche il sospetto, anche se questo non è provato ancora, che nel garage dove viene preparata l'autobomba c'è una persona che è più a volte indicata come il signor Franco, che sarebbe questo agente dei servizi, un uomo in contatto tra zona grigia, apparati dello Stato e apparato mafioso. Quanta difficoltà ha avuto nell'accesso ai documenti per ricostruire quella che è attualità più che cronaca, più che storia? Ormai i documenti sono pubblici perché sono stati consegnati e hanno seguito la trafila normale. Piuttosto è la bussola, la difficoltà è orientarsi in dei faldoni che sono enormi, in cui c'è un po' la storia d'Italia, quindi poi un libro, noi giornalisti dobbiamo fare sintesi per divulgare a un grande pubblico e far conoscere queste notizie, che nella gerarchia delle notizie dei telegiornali poi si spariscono e consumano. Siccome oggi c'è un pubblico e anche, devo dire, una società civile molto interessata a questi fatti, a questo servono questi libri, e quindi la questione, ripeto, è più di selezione e scelta dei numerosissimi episodi, personaggi che gravitano appunto attorno a una questione come Borsellino, che ha già avuto 6 processi che erano definitivi, adesso andiamo verso probabilmente un altro. Un libro che è di forte impegno civile, tanto che Pari delle Foracce per questo libro ha ricevuto una segnalazione e un riconoscimento dal CSM e dal Quirinale. Sì, questo è, diciamo, è stato il riconoscimento proprio l'anno scorso di questi tempi, presentavo la vecchia edizione a Brescia dove il primo magistrato fu ucciso. E fui raggiunto da una telefonata sia dal presidente dell'ANM ma soprattutto dall'ufficio studio del CSM. Eravamo nei giorni della polemica dei manifesti a Milano sul fatto che
le procure venivano, soprattutto quella di Milano, veniva equiparata alle Brigate Rosse. Quindi il capo dello Stato decise che il 9 maggio, giornata dedicata alla memoria delle vittime del terrorismo, fosse dedicata ai magistrati. Quindi il presidente Napolitano chiese all'ufficio studio del CSM un libro ad hoc, una pubblicazione, per ricordare tutti questi magistrati. In quel momento all'ufficio studi si sono ricordati che l'unico libro che trattava in maniera organica questa vicenda era il mio, quindi mi hanno contattato chiedendomi, con mio grande gioia e partecipazione, di utilizzare tutti i contenuti per questa pubblicazione che è stata stampata con ringraziamento per quella giornata a cui io ho partecipato, dove c'erano tutti i parenti delle vittime. Quindi è stata fatta questo libro a 2000 copie sotto il patrocinio della Presidenza della Repubblica. E quindi in seguito a questo mio impegno, a questo riconoscimento, anche il CSM mi ha fatto dono del sigillo dell'istituzione e di una lettera che conservo ovviamente in maniera geloso, molto particolare, certo, nel mio archivio. Allora, 27 le storie raccontate in Toghe Rosso Sangue, i magistrati uccisi in Italia, l'elenco, si apre proprio con l'elenco dei magistrati uccisi, il libro di Pari delle Porace, perché hai deciso di cominciare con Agostino Pianta, che dicevi tu è il giudice ucciso a Brescia. Perché l'ordine cronologico, il primo di questa lista è un morto anomalo, diciamo anche da un punto di vista del racconto è suggestivo, ma ho fatto la scelta cronologica perché Pianta viene ucciso nel 69 a Brescia ed è vittima di una storia abbastanza allucinante, perché una persona che negli anni del fascismo si riteneva vittima di un errore giudiziario di Mandova, condannata a Brescia, quando sconta la sua pena durante questa sua detenzione, che era anche frutto di una vita avventurosa, evasioni, catturato molto tardi, decide che deve vendicarsi contro il procuratore di Brescia, chiunque esso sia. Pianta non conosce questo signore, chiede di incontrarlo, entra nel suo ufficio e lo uccide. Quindi sono partito da lì, e è anche una metafora poi di quello che accade dopo, perché dietro questo fatto abbastanza incredibile di cronaca poi invece si sviluppa quella che è un'emergenza italiana legata alla criminalità organizzata e alla lotta armata sia di sinistra che di destra. L'ultimo nome che invece compare nella lista, Paolo Adinolfi, non è stato ucciso ma è scomparso. Tu dici ed è l'unico magistrato scomparso. Ecco, perché hai deciso anche di far venire fuori questa storia? Questa è una storia di cui vado molto fiero, diciamo forse è anche una di quelle più significative, perché di Pian e di Adinolfi, essendo scomparso, non è riconosciuto come vittima da nessuno, dai suoi colleghi, era un giudice civile, scompare in maniera molto misteriosa, si occupava di vicende scottanti come il fallimento della casina Valadier, di molte questioni intricatissime del porto delle nebbie di Roma, soprattutto al civile. Viene fatto passare come uno che scompare per motivi suoi, su questo è caduto veramente un grande oblio. Quindi io ricostruisco la vicenda per quello che oggi è dato sapere, e questo fatto mi ha dato una grande vicinanza alla famiglia, che non parla più con nessuno dei media, non crede nessuno, sono molto provati da questa vicenda. Sia quando esce il libro, io ho ricevuto un biglietto dalla signora Adinolfi, e ancora di più coinvolgente è stato il fatto che dal libro è stata tratta questa pièce teatrale di cui parleremo, sì. Adinolfi conclude, e alla rappresentazione romana è venuta la signora Adinolfi e il figlio di Adinolfi. Quindi da un punto di vista emotivo questa storia lì è stata come un po' reciti Amleto e ti appare il fantasma del padre sulla scena. È stata una cosa molto coinvolgente, per noi molto emotiva, molto significativa, insomma. Certo, un legame il libro e le parole che diventano vive, no? Non solo dal palcoscenico ma anche dai lacrime, protagonisti, insomma, certo. È carne ispida, diciamo.
tanti documenti. Tu nella prefazione dici che così tanti documenti ti avevano ingombrato lo studio. Tu a un certo punto hai chiesto scusa a tua moglie e ai tuoi figli per aver rubato del tempo, ma soprattutto per averli costretti in questa giungla di carta. Quanto tempo hai impiegato per raccoglierti questi documenti e poi quanto è stato difficile arrivare alla sintesi, non sbagliare con nomi concreti? Vabbè, il tempo è stato enorme perché io per arrivare alla prima edizione ho impiegato 5 anni, è stato anche un piacere perché il libro mi ha consentito anche di viaggiare, sono andato a Palermo, sono andato in molti archivi, ho incontrato molte persone. Per fortuna non è come il giornale dove la verifica è nelle ore e quindi lo sbaglio è più frequente. E quando fai un libro di questo tipo hai tempo di fare più verifiche, a volte le verifiche non bastano, però ci vuole molto studio e ovviamente a chi è appassionato è anche un piacere fare queste cose, piuttosto rimane un'opera aperta perché è un continuo divenire. Ad esempio ho parlato di Borsellino, ma anche Scaglione, che è un fatto così datato nel tempo, oggi è un capitolo quasi in alcune parti riscritto, perché passando il tempo tu accedi ad archivi, delle persone lasciano delle testimonianze, quindi puoi ricostruire meglio nuovi dettagli e nuovi particolari che ti permettono di dire altre cose. Per esempio il giudice Scaglione, io scrivo, si era occupato dell'omicidio del sindacalista di Corleone, e faccio riferimento alle indagini che aveva fatto su quello scheletro, una polemica che c'era stata. Oggi quello scheletro, grazie a nuove tecnologie, ha accertato che era realmente quello del sindacalista, infatti oggi è stato deciso di farne i funerali di Stato, per esempio. Unica donna che compare nel libro, Francesca Morvillo, uccisa insieme a Giovanni Falcone, e dal libro, dicevi, è stata tratta la pièce teatrale a cura della L'Enfant Terrible. Ecco, com'è nato anche questo progetto teatrale e che anche emozione c'è stata nel vedere le tue parole sul palcoscenico che diventavano più vive, no? Perché c'è un rapporto diverso, il lettore ha un rapporto più intimo con la parola, con le pagine, sul palcoscenico il racconto diventa denuncia, diventa appunto plateale, coinvolgente. E insomma non apprezzo questa cosa, particolarmente per chi ama lo spettacolo come me, insomma già il fatto di aver fatto un libro era molto... La prima a Roma, lo ricordiamo. Sì, è stato per 2 settimane alla Casa delle Culture con un grande successo di pubblico, anche di critica, e soprattutto questa partecipazione attiva di magistrati, parenti delle vittime, è venuta la figlia della Chiesa, la sorella di Paolo Borsellino ha mandato un messaggio, c'era sempre questo, a fine spettacolo c'era, come dire, questo secondo atto improvviso di chi era in sala e pigliava la parola insieme a noi, che è anche un altro aspetto significativo della vicenda, quindi molto coinvolgente. Il progetto come nasce? Francesco Marino è un teatrante di origini cosentine, però formatosi a Firenze e di scuola romana, diciamo, ha lavorato con grandi attori, grandi compagnie, ha delle sue compagnie, non ultima questa. Quando io ero ancora in mezzo alla stesura del libro, ci incontriamo per caso qui a Cosenza, che fa e che non fa, e gli dico sto lavorando a sto progetto, glielo spiego, vuole leggere qualcosa. Allora lui da teatrante se ne innamora subito, sai com'è nel mondo dello spettacolo, quando dice ma perché non mi dai già qualche capitolo, faccio delle scene, aveva in quel periodo un festival a Riace. Dico guarda, mi sembra un po', diciamo, atipico, dice, un libro non è uscito, dico facciamo un percorso diverso, facciamo uscire il libro, vediamo che vita ha e poi tu ci pensi. E così abbiamo fatto, uscito il libro con la sua storia, il suo percorso, a quel punto lui l'ha presa veramente di petto e ha coinvolto un bravissimo drammaturgo che ha la qualità di essere anche un avvocato calabrese di Catanzaro, Giacomo Carbone, che ha scritto diverse cose di teatro, e lì abbiamo cominciato un lavoro a 6 mani, perché non potevamo mettere 27, insomma tutto un trattamento, una scelta, un percorso, poi lui ha scelto gli attori
ed è nato lo spettacolo e adesso oltre il libro sulla c'è uno scena, spettacolo. Per chi ci ascolta, per chi ci segue, sta vedendo in questo momento, ricordiamo che sono sei le storie che abbiamo scelto, che però ovviamente scelto. Citiamo tutti i nomi in una scena. Sì, c'è questo rosario scena. Di esatto. Nome che comincia proprio all'inizio dello spettacolo e che è di forte impatto. Ultimissima domanda, ecco, quanto questo libro e poi lo spettacolo teatrale ha contribuito a, come dire, risvegliare la coscienza civile nel nostro paese? Guarda, qual è il polso che tu hai toccato? C'è, non c'è? Diciamo, quando esce la prima edizione, in quel momento questa lista di nomi è una lista di nomi che gira in molti siti legalitari con pochi approfondimenti personali. È molto presente la loro storia nelle vicende regionali dove sono morti. Per esempio in Calabria all'epoca nessuno sapeva che un procuratore della Repubblica a Torino negli anni 80 era stato ucciso dall''Ndrangheta. A Torino c'era memoria e mobilitazione, quindi storie molto regionali. Da allora la conoscenza si è molto ampliata grazie alla militanza dei gruppi legalitari, di questi gruppi di cittadini di varia estrazione politica, grazie ai social network, anche alle vicende che ho citato che passano attraverso la Presidenza della Repubblica. La vicenda in Italia continua ad esserci questo gap, che non sappiamo di essere il paese occidentale al mondo che ha questa caratteristica certamente non felice. Il grande numero è oscurato dalla grande storia di due enormi personaggi anche nella drammaticità che si chiamano Falcone e Borsellino, con i misteri di cui abbiamo parlato. Rispetto alla prima edizione, adesso che c'è lo spettacolo e il libro insieme ad altri libri, questo in maniera organica tratta questo, poi le singole storie si trovano in altre pubblicazioni, anche in alcuni film le fiction creano un po' di problemi, però diciamo è cresciuta, ci sarebbe bisogno a mio parere di ricercare ulteriore memoria condivisa e soprattutto di tentare in maniera intelligente di far passare queste conoscenze attraverso le scuole per evitare poi che si dicano castronerie o che i giovani cittadini italiani del futuro non sappiano quello che è accaduto nel loro recente passato. E su questa riflessione ci fermiamo, grazie a Faride Leporati per essere rimasto con noi, grazie a voi per averci seguito, noi vi diamo appuntamento alla prossima settimana. 27 giudici assassinati, 27 uomini. Uomini? Perché? I giudici non sono uomini. No, i giudici sono giudici e basta. Pietro Scaglione. Ucciso dalla mafia. Francesco Ferlaino. Ucciso dall''Ndrangheta. Francesco Coco. Ucciso dalle Brigate Rosse. Vittorio Corsio. Ucciso dall'estremista di destra Pierluigi Concutelli. Riccardo Palma. Ucciso dalle Brigate Rosse. Girolamo Tartaglione. Ucciso dalle Brigate Rosse. Fedele Calvosa. Ucciso dalle unità combattenti comuniste. Cesare Terranova. Ucciso dalla mafia. Nicola Giacombi. Ucciso dai terroristi della Colonna Pelli. Girolamo Minervini. Ucciso dalle Brigate Rosse. Guido Galli. Ucciso da prima linea. Gaetano Costa. Mafia. Gian Giacomo Ciaccio Montalto. Mafia. Rocco Chinnici. Mafia. Antonino Saetta. Mafia. Rosario Livatino. Mafia. Antonio Scopelliti. 'Ndrangheta e mafia. Giovanni Falcone. Mafia. Francesca Morvillo. Mafia. Luigi Daga. Terroristi islamici. Alberto Giacomelli. Mafia. 27 giudici, uccisi dal loro coraggio, che di coraggio ormai non ne ha più nessuno. I giudici sono sbirri. E se fai lo sbirro puoi morire, come tutti quelli che non si fanno gli affari loro. I giudici non devono farsi gli affari loro.